Le associazioni di categoria, o comunque alcune associazioni di categoria, dicono che volete uccidere il commercio di Pescara, le attività commerciali del centro di Pescara e anche, diciamo, i locali che si trovano proprio nella zona centrale della città. Voi cosa rispondete? Ma a noi sembra sconcertante tanto rumore per una semplice richiesta di rispetto della legalità. Noi crediamo che la legalità non faccia male a nessuno e soprattutto non possa penalizzare nessuno. Non abbiamo nulla contro questi imprenditori, assolutamente, semplicemente vogliamo far valere i nostri diritti. Viviamo una situazione che si protrae dal 2015 di rumore notturno assolutamente intollerabile, che è stato certificato da più enti. Chiediamo semplicemente una soluzione, nient'altro. Ognuno potrà operare liberamente all'interno delle regole. Avete inviato al Comune di Pescara una diffida? Io la chiamerei più un invito a porre una soluzione a questa problematica, che, come ripeto, è una problematica che investe tantissimi residenti. Abbiamo presentato anche una petizione sottoscritta da oltre 200 famiglie, si tratta di più di 400 firme, di persone che abitano in quella zona, che anche tra cui ci sono molti di loro che hanno vissuto le problematiche del Covid come le hanno vissute tutti. Non si tratta solo di pensionati o di dipendenti statali, si tratta anche di imprenditori e partite IVA che la mattina debbono svegliarsi per andare a lavorare. Avete cercato un'interlocuzione con le associazioni di categoria? Ma noi siamo sempre stati aperti a qualsiasi tipo di interlocuzione, purché questa sia seria e venga sulla base delle regole. Noi non possiamo accettare interlocuzioni su prese di posizione che possono essere di tipo ideologico. Per quanto riguarda questa estate, che cosa voi prevedete, che cosa chiedete? Perché è chiaro che adesso gli orari si potrebbero allungare, gli orari di apertura. Ma guarda, noi non ne facciamo una questione strettamente di orari. È ovvio che un allungamento di orari, anziché migliorare, andrà a peggiorare l'attuale problematica del rumore. Noi staremo a guardare, non chiediamo, non facciamo pressioni di nessun genere a nessuno, guardiamo cosa accadrà e ci comporteremo di conseguenza.